momento di alta spiritualità, di comunione e dialogo tra i popoli e le loro confessioni. Oggi si incontrano le religioni per unire, per dialogare insieme, andare avanti in una civiltà anche più felice, no? Diciamo che è un momento nel quale quelli che professiamo fedi diverse cerchiamo le ragioni per poter stare insieme al di là delle diversità appunto che ci caratterizzano, forti di una certezza: la fede non può né dividerci né farci diventare nemici. È un messaggio difficile, non è una prospettiva che riscuota consensi diffusi e condivisi, però non ci può essere altra soluzione. O ci incontriamo e nel nome di Dio lavoriamo tutti per cause comuni, altrimenti non abbiamo futuro. Accanto a me il rabbino capo della comunità ebraica siciliana. Oggi un momento che unisce, quindi la religione che unisce è sempre un momento importante per capirsi, no? Per dialogare insieme. Certo, questo è un momento fondamentale, importante, e queste riunioni ne abbiamo fatte tante e direi speriamo continuare a farle, perché è un momento fondamentale per l'umanità, la possibilità della ricerca di unirci per un destino comune, il destino umano, e che ci porta attraverso vie diverse verso un unico accomplishment, verso una realtà che è la realtà divina, effettiva e vera. Mazara del Vallo, città simbolo per fratellanza e unione tra popoli e religioni. Cosa pensa di queste giornate di Blue Sea Land? Cosa pensa di Mazara del Vallo e di quello che è stato detto questo pomeriggio? Lui vuole ringraziare molto l'invito del Mazara del Vallo, che l'hanno invitato da Roma, che è venuto lieto e sta vivendo un momento di pace insieme a tutti, con tutti quanti. Lui pensa che dovrebbe essere la storia, deve registrare questo momento, un momento storico, perché è il momento della pace, che tutta la rappresentanza religiosa, politica che sta qua in questo momento, e noi siamo qua nel mare, quello che l'ha chiamato lui, è il mare della pace. Lui spera da tutti quanti i politici, quelli componenti siano religiosi, siano pensierosi e saggi, di poter collaborare tutti quanti insieme per poter realizzare il momento della pace nel Mediterraneo. Lui è lieto di essere qua insieme a voi e lui spera che questo incontro sarà tutto quanto ripetuto spesso e che ritorni qua. Questa era una giornata di preghiera, una giornata che hanno ha partecipato tutti i nostri fratelli. Abbiamo detto anche una volta che noi siamo fratelli e non abbiamo di separare da nessuno e qualcosa. E questa abbiamo detto anche prima, voi avete sentito. Signore, na da pace, armonia dentro del cuore nostro e in tutto i popoli di tutto il mondo. Grazie. Auguri. Blue Sea Land non è soltanto affari, come abbiamo detto, è anche e soprattutto incontro fra imprese, incontro fra popoli, incontro fra culture e religioni diverse. Insieme al Rotary Internazionale abbiamo voluto lanciare questo messaggio importante in questo momento storico, un messaggio di solidarietà, di pace, di fratellanza e unione. Non poteva avvenire in un luogo così speciale, fra la moschea e la chiesa, è un luogo speciale nella Casbah di Mazara del Vallo, dove già di per sé si consuma ogni giorno questo atto, questo gesto di fratellanza, di vicinanza, di comprensione e di solidarietà.